Sulla corsa all'oro. Volevate vedere la nave e non vi siete accorti che era partita. Siete usciti un attimo a comprare le sigarette. In questo momento vostra moglie è la polizia che dice: era un uomo buono, normalissimo, in 30 anni mai un litigio. Insomma, che diavolo ci fate qui? A 300 miglia da qualsiasi fottutissimo mondo e a 2 minuti dal prossimo conato di vomito. Pardon, madame, scherzavo. Si fidi, se ne va questa nave come una biglia sul biliardo dell'oceano. Tac! Ancora 6 giorni, 2 ore e 47 minuti e plop! In buca, New York! Non credo ci sia bisogno di spiegarvi come questa nave sia in molti sensi una nave straordinaria, in definitiva unica. Al comando del capitano Smith, noto claustrofobo e uomo di grande saggezza. Avrete certo notato che vive in una scialuppa di salvataggio. Lavora per voi uno staff praticamente unico di professionisti assolutamente fuori dall'ordinario. Paul Sisiski, timoniere, ex sacerdote polacco, sensitivo, pranoterapeuta, purtroppo cieco. Bill Young, balconista, grande giocatore di scacchi, mancino e balbuziente. Il medico di bordo, il dottor Clauser. Clauser? Clauser? Aspetta. Clausermann Spitzwegendorfen Tag. Aveste oggetto di chiamarlo, siete fregati. Ma soprattutto, soprattutto, Monsieur Pardin, lo chef, direttamente proveniente da Parigi, dove peraltro è subito tornato dopo aver constatato di persona la curiosa circostanza che vede questa nave priva di cucine. Come ha argutamente notato tra gli altri anche Monsieur Camembert, cabina 12. Che questa mattina si è lamentato per aver trovato il lavabo pieno di maionese. Cosa strana, perché noi di solito nel lavabo teniamo gli affettati. Questo per via dell'inesistenza delle cucine, cosa a cui va attribuita tra l'altro anche l'inesistenza su questa nave di un vero cuoco, quale certamente era Monsieur Pardin, subito tornato a Parigi, dal quale proveniva direttamente nell'illusione di trovare su questa nave delle cucine, che invece a rimanere fedeli ai fatti non ci sono. Questo grazie alla spiritosa dimenticanza del progettista di questa nave, l'insigne ingegner Camilleri, anoressico, di fama mondiale, al quale prego di indirizzare il vostro più caloroso applauso! Credetemi, non ne troverete altre di navi così. Forse se cercherete per anni ritroverete un capitano claustrofobico, un timoniere cieco, un marconista balbuziente, un dottore dal nome impronunciabile, tutti sulla stessa nave, senza cucine. Può darsi. Ma quel che non vi capiterà mai più, potete giurarci, è di stare lì seduti col culo su 10 centimetri di poltrona e centinaia di metri d'acqua nel cuore dell'oceano, con davanti agli occhi il miracolo e nelle orecchie la meraviglia e nei piedi il ritmo e nel cuore il sound dell'unica, inimitabile, infinita Atlantic Jazz Band!
che non c'è, perché non siamo veramente su una nave, ma non lo potremo.